In una fredda ma soleggiata domenica di febbraio, le nostre telecamere di GoKart TV sono andate a trovare presso il circuito internazionale South Milano di Ottobiano, provincia di Pavia, il team CB Kart. Durante la giornata di test, la squadra CB Kart ha presentato un racing team e di programmi agonistici per la stagione 2013. Durante le serrate prove abbiamo intervistato il titolare della CB Kart, ossia Carlo Carcano, che negli anni 70 era pilota ufficiale DAP. Successivamente poi è stato il meccanico di Broggini, dove insieme hanno vinto praticamente tutto quello che si poteva nelle gare nazionali più importanti di kart. Nel 2002 nasce quindi la sua attività, la CB Kart, che ha sede a Varese. Lo scopo della CB Kart oggi è quello di formare dei ragazzi in buoni piloti, per poi farli passare in squadre ufficiali o in team di formule minori. I servizi offerti da Carlo Carcano e tutto il suo professionale staff sono dall'assistenza in pista alla preparazione dei motori, alla disponibilità di acquistare o noleggiare telai di varie marche, vendita gomme, abbigliamento ed accessori per i kart. Ma sentiamo ora, amici di GoKart TV, proprio le parole del patron di casa CB Kart, Carlo Carcano. Quanti anni ha l'azienda? L'azienda è nata nel 98, perché io cominciavo a correre col kart e facevo già un po' di assistenza, lavoravo in contatto con la DAP, l'Achille Parilla, e dopo andando avanti così, più che altro lo facciamo perché piace, non è che lo facciamo per uno scopo di soldi. Quindi mi piace stare nell'ambiente, avere i ragazzi per imparare, per fargli insegnare, cioè, è un nostro piacere. Cosa offre la vostra azienda? Quali sono i servizi? La nostra azienda fornisce un'assistenza in pista per bambini, insegniamo ai bambini ad andare col kart e facciamo preparazione ai motori e lavoriamo con diversi marchi di un certo livello di kart. Lavoriamo con la Top Car, che quest'anno siamo diventati un team satellite, e abbiamo la rivendita per la Lombardia, lavoriamo con CRG Master e qualcosa con la Tony. La figlia, sua figlia che ha di fianco, e che ruolo ha? La figlia fa quasi da collaboratrice, si interessa un po' di tante cose a livello pubblicitario, a livello di, come si può dire, di tenere insieme i ragazzi, cioè un po' di cose. Ti piace questo lavoro? Sì, tanto. Mi piace anche molto il kart, è la mia passione. Vuole dirci i contatti dell'azienda e dove si trova? L'azienda si trova a Varese, in via San Michele del Carso 100 a Varese. Abbiamo un capannone di 400 metri quadri, di cui sono 150 di vendita e la rimanenza è tutta officina, sia per telai che per motori. Poi abbiamo un furgone come assistenza pista e vogliamo cercare di espandersi un po' più bene per dare un servizio un po' più discreto ai ragazzi nelle piste. Se volessi cercare su internet la sua azienda, dove dovrei cliccare? Allora, deve cliccare, fa info@cbkart.it, se no abbiamo un sito che stiamo finendo, c'è già esistente, però ne stiamo facendo un altro che è www.cbkart.it e abbiamo anche su Facebook che è CBKart Varese. Dalle ore 8:30, orario di apertura della pista, alle 17, orario di chiusura, i nuovi ed i vecchi piloti del team Varesotto sono scesi in pista, naturalmente supportati in maniera altamente professionale dal team CB Kart. Durante la giornata di prove si sono festeggiati anche i drivers marchiati CB Kart della scorsa stagione. Un test questo sicuramente molto utile ai piloti per preparare al meglio le gare ed il campionato 2013, che ormai è alle porte. I nuovi piloti della compagine lombarda invece hanno potuto prendere confidenza per la prima volta con i nuovi materiali messi a disposizione dal team CB Kart.
Nella rinnovata ed apprezzata pista di Ottobiano abbiamo visto sfrecciare per tutta la giornata go-kart di tutte le categorie: baby, mini baby, mini, KF3, KF e 125 marce. Terminate le lunghe ed intense prove, abbiamo successivamente sentito anche i piloti protagonisti del team, dai quali è emerso l'impegno che ci mette CB Kart nel seguirli. Tutti i piloti ci hanno rivelato di aver trovato all'interno della squadra, oltre a tanta attenzione e professionalità, un ambiente amichevole e familiare. Sentiamo ora tutti i drivers che quest'anno vestiranno la maglia ufficiale del team, che ha la propria sede a Varese. Da quanto tempo corri? Hai iniziato l'anno scorso? No, ho iniziato a 4 anni a girare. Cosa ti aspetti da quest'anno? Come vuoi arrivare? Formula 1. Ringrazio il mio meccanico che, diciamo, mi ha messo a punto tutto il kart e mi sento molto bene, molto comodo. Con CB Car come ti trovi? Bene, perché se si rompe qualcosa CB Car ce l'ha subito. Ringrazio tanto mio papà, il meccanico, che se ho un problema io glielo dico, me lo fa subito. E ringrazio anche mia mamma, che lei quando vado a girare mi fa il tifo. L'anno scorso è andata bene, ho 6 anni. Devo ringraziare a mio papà e mia mamma perché me l'hanno permesso. Ho fatto una gara, sono arrivato 7° in 16. E cosa ti aspetti da questa stagione? Credo che sarà molto bene come tutti gli altri anni. Com'è andata la stagione precedente? Tanti imbrogli, non volevo che si fossero imbrogli e alla fine ho perso. Sono arrivato 4° però è un bel risultato. Ora c'ho il kart nuovo e quindi ci sto facendo un po' di pratica. Cosa ti aspetti quest'anno? Non lo so, forse quest'anno faccio il campionato, ma non lo so. Corro da quando avevo 3 anni e ho 13 anni. È la tua unica passione questa? No, anche il calcio. Che squadra tifi? Inter. Oggi è stata una bella giornata di prove, mi ritengo molto soddisfatto dai tempi perché è la mia prima volta che corro qua a Ottobiano con la pista nuova. Volevo ringraziare Carlo che mi ha dato questa opportunità di correre con loro e anche mio padre e mio zio che mi fanno da meccanici. La stagione precedente è andata benissimo perché mi sono potuto qualificare per il mondiale della ROC. E niente, è andata bene. Quest'anno cosa ti aspetti? Quest'anno mi aspetto un anno faticoso. Sì, mi aspetto un anno faticoso perché quando si passa da una categoria all'altra non è facile. Come ti trovi con CB Car? Con CB Car mi trovo bene, si ride, si scherza e è un bel gruppo. La stagione precedente è andata bene, oggi è giornata un po' sfortunata, però la passione c'è, quindi non molliamo. Sarà per la prossima volta, cosa dici? Sicuramente sì. Compiuto 30 anni, corro dal 2000 e niente, ho cominciato con categorie nazionali, poi sono passato a categorie internazionali e tuttora, compatibilmente con i budget, faccio sia gare internazionali che gare come questa con cui mi appoggio al team CB Kart.
I miei, non avendo la passione, ovviamente sono arrivato un po' tardi, però bene o male tutte le domeniche siamo in pista, ripeto, ormai da 6 anni, quindi bene o male un po' di esperienza l'abbiamo. È la tua unica passione? No, ne ho tante, ho anche la fotografia che è la mia grande passione invece, anche fotografia sportiva proprio. Se non corro in kart, di solito corro in pista per fotografare i kart. La giornata si è conclusa con un allegro ed entusiasta saluto di tutti i componenti della squadra, sicuramente molto soddisfatti di far parte di questo fantastico team. Tantissimi complimenti a tutto lo staff della CibiCart per il grande impegno e la passione che giornalmente mettono nel proprio lavoro. Noi di GoKart TV vi auguriamo una grande stagione. In bocca al lupo!